Pace e bene a tutti. Oggi, 24 giugno, ricordiamo la natività di Giovanni Battista. Ascoltiamo. Giovanni Battista è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È l'unico santo dopo Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte, anche nel giorno della sua nascita terrena. Nel Vangelo di Luca si dice che era nato in una famiglia sacerdotale. Suo padre Zaccaria e sua madre Elisabetta erano osservanti di tutte le leggi del Signore, ma non avevano avuto figli perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva l'incenso nel tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele che gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Della sua infanzia e giovinezza non si sa niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto. Portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano, con l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai vicino, esortando alla conversione e predicando la penitenza. Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato, e Giovanni, quando se lo vide davanti, disse: «Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo». E a Gesù: «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me». E Gesù: «Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiamo ogni giustizia». Non indietreggiò davanti a niente, neanche davanti al re di Israele, Erode Antipa, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo fratello. Dopo le sue denunce di immoralità, Giovanni fu arrestato e, su richiesta di Erodiade, che già ne aveva chiesto la reclusione, per il tramite della figlia Salomè fu decapitato. Parlando di nascita, andiamo a quel momento in cui si incontrano i due grembi, quelli di Elisabetta e di Maria, e avviene un qualcosa di particolare. Il bambino Giovanni sussulta nel grembo di Elisabetta proprio quando gli giunge il saluto di Maria. Che cosa è successo? Questo bambino non è ancora pronto alla vita, che si sta ancora sviluppando nel suo corpo, nelle sue capacità, sia relazionali che fisiche, intuisce che c'è qualcosa di importante in quel momento e lo esprime con i suoi mezzi. Eppure è un bambino, eppure non ha ancora intelligenza, non ha ancora indipendenza. Mi chiedo noi come ci rapportiamo ai bambini in questo momento della storia. Forse siamo tanto impegnati a soddisfare i bisogni dei bambini, a difenderli. I bambini devono essere sempre felici da una parte, e dall'altra sono bambini molto sovraccaricati perché devono essere dei bambini perfetti. A volte noi vogliamo che i bambini dimostrino un po' agli altri quanto siamo bravi noi come genitori o come nonni. I bambini devono, ecco, in un certo senso anche mantenere alto il nostro nome, la nostra capacità, e poi devono saper fare tante cose perché nella vita devono diventare capaci, insomma tutte le cose che sappiamo e che ho già detto varie volte. Non so se il nostro sguardo verso i bambini è uno sguardo abituato anche all'ascolto, perché i bambini possono essere anche dei piccoli profeti, perché hanno una grande semplicità e hanno dei pregiudizi veramente molto molto piccoli, anzi forse non ne hanno per niente. E i bambini sono dei piccoli profeti e sanno comunicarci con le loro maniere, non ancora magari preparate quanto può essere il nostro linguaggio, ma sanno comunicarci ciò che di bello riescono a notare nel mondo e la direzione giusta da prendere. Quindi preghiamo per tutti i bambini affinché possano essere più ascoltati e indicarci con la loro sensibilità la bellezza che ci circonda. San Giovanni Battista prega per noi.